Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Non è giusto! Mi avevi detto che avresti giocato con me! Io non mi muovo! Sono Clio, facilitatrice in disciplina positiva nel blog Parents Mind and Grow e nel percorso online per genitori Tempo per Crescere. E oggi vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista su come reagire alle esplosioni di rabbia dei bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Genitori, vediamo un po' cosa fare quando i bambini esplodono in quelle mega crisi di rabbia, magari perché abbiamo dovuto dire loro no, non so, tipo, mamma, per favore, possiamo fermarci in panificio a comprare la merenda oggi? No, amore, mi dispiace, oggi no. Ecco, sei una mamma cattiva, io non voglio! Oppure quando fratellino ha preso l'astuccio, è mio, non hai diritto di usarlo, dovevi chiedermelo! Ora, fin là, no, noi arriviamo anche a capire il perché, il per come, e vabbè, ok, il disappunto, la frustrazione, no? Però ci viene più difficile poi sopportare la lunga crisi che segue. Esempio ancora più complesso, che sei carica di pacchi, di borse della spesa, stai spingendo il passeggino col bimbo più piccolo e il tuo bimbo più grande improvvisamente si blocca per un no che gli hai detto, un qualsiasi pensiero che gli ha attraversato per la mente, comincia a piangere e si rifiuta di muoversi. Tu sei sempre lì carica coi pacchetti, col bebè che inizia a piangere. Vicino che passa e che comincia a fare i commenti su questi bambini di oggi e questi genitori di oggi. Ecco, lì è un altro paio di maniche. Come fare? Veniamo alla chiave numero 1. Pronti? Capire perché la rabbia ci fa arrabbiare. Ci arrivo, eh? No, no, sembra una roba. No, no, adesso ve la spiego. Pensateci per un attimo. Se partiamo da questo presupposto, cioè se nella nostra mente noi abbiamo questo pensiero, non è possibile arrabbiarsi per questa cosa qua. Non è possibile che ci si arrabbi, cioè è una scemenza, perché si arrabbia? Qual è la nostra reazione immediata, emotiva? Fastidio, nervoso, resistenza a quello che sta succedendo. Non dovrebbe succedere così, dovrebbe succedere così. Non dovrebbe farmi una sceneggiata per questa cosa, dovrebbe dirmi è vero mamma e continuare tranquillo la sua strada. Tanto che questa non è la realtà. È la realtà, da un momento scienza, tutte le emozioni sono utili, fin lì lo sappiamo, sono proprio quelle che ci definiscono in quanto esseri umani. Molto bene, ciò non le rende più facili. Il problema qua è che più le tratteniamo, più resistiamo, non dovremo sentirci, non dovremo arrabbiarci, più, e quindi facciamo finta di niente, ce le teniamo proprio, e più loro cercano di uscire per vie traverse. Anni e anni di repressione. Ti ho detto no! Basta adesso! Smettila di piangere! Ecco che ora siamo in tanti, no? Adulti di oggi, a non saperci spiegare il perché di tante nostre reazioni nervose, di tante reazioni di rabbia. O sbaglio, perché sennò se fossimo tutti belli adulti, equilibrati e sereni, la nostra società sarebbe diversa. L'idea qual è? Cosa ne facciamo, no, di questa rabbia? Cioè, nel momento in cui sappiamo che, ok, la rabbia, come tutte le altre emozioni difficili o facili da sentire che siano, c'è, è utile, ce l'ho, la sto sentendo. Inizio con accettare che la sto sentendo. E poi qual è la cosa? È anziché sfogarla sull'altro, prendendolo a male parole, cerco di usarla per capire qualcosa di utile su di me. Ecco, come si fa a fare questa operazione di gestione delle emozioni? Questa operazione in cui sono lì che mi dico, ok, sento la rabbia, sento che mi sto arrabbiando, che sono già arrabbiato, sono proprio arrabbiato, però non posso mettermi a picchiare il vicino, chiunque sia. Come posso risolvere questa situazione in modo utile? Vediamo, adesso mi calmo. Tutta questa serie di operazioni è la nostra parte razionale, no, del cervello, la nostra corteccia prefrontale che è in grado di farla. Quando è che si sviluppa la corteccia prefrontale? Vediamo se lo sapete, intorno ai 25 anni. Andate tranquillissimi, c'è tempo. È già difficile per noi adulti fare tutta questa operazione di ragionamenti, di gestione delle emozioni, di consapevolezza, gestione. Figuriamoci per un bambino che è proprio ancora molto lontano da avere la corteccia prefrontale sviluppata, ma anche tutte le altre connessioni, gestione delle inibizioni, consapevolezza delle emozioni, eccetera, eccetera. Ci sono ancora un sacco di connessioni che si stanno formando. Benissimo, questo non rende la situazione più semplice. Attenzione, il fatto che abbiamo capito tutto questo processo di maturazione del cervello non vuol dire che allora, Giacomo, amore, sei arrabbiato, hai ragione, sei arrabbiato, vai, vai pure, spacca la macchina del vicino, tanto è vecchia, così la cambia. No, però se noi mentalmente siamo lì che ci diciamo come frase fissa, ma non è possibile che ogni 3x2 si arrabbi, ma cosa c'è che non va con questo bambino? Ci sarà più difficile ritrovare quella disponibilità per insegnare ai nostri creaturi come si fa a
a capire che quella cosa lì si chiama rabbia e che anziché sfogarla sugli altri, ci sono dei modi di fare più utili. Torniamo alla nostra scena di prima. Siamo lì con i nostri pacchetti della spesa, il bebè che piange e il grande che piange fermo in mezzo alla strada che si rifiuta di muoversi. Capito? Ho accettato la rabbia, l'ho capita. Ho capito, povera Stella, che non può farci niente, poverino, è così perché è la sua età, perché non è capace di gestirla, perché non lo fa apposta, è una rabbia legittima. Sono zen come un monaco al tempio. E cosa faccio? Chiave numero 2. Mostriamo un minimo di empatia. Cosa vuol dire? Allora, immaginate di essere arrabbiati col vostro partner. Per esempio, si è dimenticato che aveva preso un impegno, che aveva detto che sarebbe andato lui alla riunione della scuola, se ne è dimenticato, ha preso un impegno di lavoro quel giorno lì. E voi siete lì, ma non è possibile, ci sono sempre io che devo andarci, te l'avevo detto, te l'avevi segnato, mi avevi promesso, non si può. Vi risponde, amore, come ti capisco, anche io sarei arrabbiato al tuo posto. Da questo corpo, a parte magari un iniziale sospetto che ci stia prendendo in giro, la rabbia scende immediatamente perché ci sentiamo capiti. È un po' la stessa cosa, no, per i bambini? Cioè, se diciamo loro, amore, mi dispiace, lo so che ci tenevi tanto a rimanere al parco a giocare ancora un po', davvero mi dispiace che siamo dovuti andare via. È molto diverso che siamo sempre lì carichi coi pacchetti, che se gli diciamo basta con questa storia, smettila di piangere che non serve a niente, ci torniamo domani al parco, ci andiamo tutti i giorni, proprio non capisco cosa ti serve arrabbiarti, non vedi che sono piena di pacchetti e dai e muoviti. Ancora meglio se lasciamo un attimo le borse per terra, ci avviciniamo al bambino, ci abbassiamo e gli parliamo guardandolo negli occhi con una mano sulla spalla. Vabbè, questo è se si può. Step successivo. Arriviamo allora alla chiave numero 3. Offriamo delle strategie, delle opzioni, delle possibilità, no? Per insegnargli cosa sostituire all'impulso di magari prendere a pugni o dare calci o urlare con delle cose più utili, una volta che abbiamo identificato che questa si chiama rabbia o l'emozione del momento, l'ho sentita, l'ho capita, l'ho accettata e adesso posso cercare di tornare alla calma in un modo diverso e più utile. Quindi, importantissimo, passare dallo step 2 è fondamentale per poter arrivare allo step 3, perché altrimenti, se no, ritorniamo al punto che dicevo prima, cioè se non in qualche modo il bambino ancora non sa, no, capire che quello che sta sentendo si chiama A, B o C, rabbia, frustrazione, dolore, tristezza. In qualche modo, se noi gli diciamo sta a piangere, non serve, per una cosa così poco, per così da poco non si piange, è un po' come se gli stessimo dicendo che è sbagliata quella rabbia, non dovrebbe esserci. Ma la rabbia c'è e prima la accettiamo e la riconosciamo e ci diciamo che va bene così e prima riusciamo ad andare oltre in qualche modo, no? Anziché tenerla lì. Quali possono essere le alternative che possiamo offrire al nostro bambino? Possiamo dirgli, guarda, quando ti senti così puoi venire da me a chiedermi un abbraccio o una parola gentile. Oppure possiamo prendere un peluche, oppure possiamo sentire della musica, possiamo fare una corsa, possiamo fare un disegno, possiamo fare insieme 3 respiri profondi. E ce ne possono essere altre a seconda delle circostanze. E pian piano, di volta in volta, li abituiamo e ci abituiamo a utilizzare una di queste strategie per ritornare alla calma. Fatemi sapere come va nei commenti. E naturalmente, se volete avere degli spunti in più, potete seguire la sfida dei 21 giorni di educazione positiva, trovate il link sotto, iscrivervi al canale o andare ancora oltre con il percorso online Tempo per crescere. Io vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!